benvenuto innanzitutto. Grazie, grazie Luca. Prima domanda, è evidente che sei giovane e hai già una responsabilità molto importante. Quali sono state le tappe fondamentali del tuo percorso e come gestisci al meglio questa responsabilità di rappresentare in Italia una multinazionale? Certo. E allora, io ho avuto sicuramente la fortuna di svolgere tutto il mio percorso, sia accademico e poi professionale, nel mondo anglosassone, che è un mondo che è solito a, diciamo, una serie di schemi diversi da quello italiano. Quindi dopo la laurea in UK e l'avvio della mia carriera all'interno di una banca di investimento, ho avuto l'opportunità di vedere proprio il progetto che Oliver James stava pensando sul mercato italiano e cominciare dall'inizio questa carriera, dai primissimi livelli, diciamo, di quello che è il percorso professionale in una realtà di recruiting. E per loro, nel contesto comunque anglosassone, è molto, diciamo, una cosa abbastanza normale e immediata dare responsabilità a figure che possono avere potenziale e sicuramente poi mettono l'impegno, la costanza, la dedizione nel proprio lavoro. E secondo me questi sono un po' i segreti che sembrano stiano portando diversi successi in una realtà come la nostra. Quindi forse le leve di duro lavoro, perché alla fine, quando non si ha l'esperienza, bisogna applicarsi, ma una volta che siano contenuti di qualità, i risultati si possono raggiungere senza problemi. Facci da Virgilio all'interno del mondo del lavoro, visto dagli occhi di un headhunter, quindi con un occhio tendenzialmente diverso, che non è né mercato né, diciamo, aziende. Prima cosa, sfatiamo un mito. Tendenzialmente l'headhunter viene associato alle figure di altissimo profilo, mentre voi lavorate tantissimo col middle management. Quindi, quali sono i target di un headhunter? Certo, allora noi, diciamo, stiamo proponendo nel mercato italiano una modalità di effettuare il lavoro della ricerca e selezione abbastanza diversa. Quindi non è l'executive recruitment, su cui il mercato italiano comunque ha dei players internazionali che operano, ed è un po' quello che è il normale riferimento se si pensa al settore. Noi stiamo portando una modalità di fare recruiting che è molto verticale su determinate figure professionali. Quindi abbiamo una forte componente nell'ambito tecnologico e nell'ambito delle figure finanziarie tradizionali. Avere una verticalità vuol dire avere una capacità di mappatura, quindi di comprensione di quelli che sono i profili chiave all'interno di un mercato, quello che è per esempio il mondo del data science o dello sviluppo, del development IT, in un mondo che sta cambiando in maniera così forte, ovviamente sono figure che si fa fatica a reperire nel mercato. Quindi avere il supporto di una realtà consulenziale specializzata che può accelerare il processo di identificazione e diciamo inserimento in un processo di selezione di profili che solitamente non si trovano nel mercato, ha un valore, e quindi riusciamo, diciamo, a riempire questo gap con successo. Approfondiamo questo tema del gap che c'è tra la domanda di certe figure, soprattutto in ambito IT, e questi professionisti che sul mercato non si trovano. Uno, come mai non si trovano? E due, che giudizio hai su questo gap proprio? Perché mi sembra di capire che non è vero che non ci sia lavoro, fate fatica, tra virgolette, per questo la gente si appoggia a voi per trovare certe figure. Certo. Allora, di per sé il motivo su cui spesso si fa fatica a unire domanda e offerta può essere interpretato da due punti di vista, due prospettive. Uno è che solitamente i professionisti in gamba e capaci non sono alla ricerca di lavoro, quindi vanno presi e vanno coinvolti in determinate opportunità professionali che possono essere migliorative da un punto di vista di sfida professionale, ovviamente anche di pacchetto economico rispetto al loro attuale. Ovviamente avere un rapporto costante con queste figure ti permette di andarli a proporre quella che è realmente un'opportunità migliorativa. Quindi da un punto di vista di supply questo è il ragionamento. Da un punto di vista di quella che è invece la domanda, solitamente si fa fatica a unire e ci vuole utile avere il supporto di un intermediario come una società di recruiting specialistica, quando la knowledge è generalista, nel senso che figure all'interno di una struttura HR
che magari si occupano anche di internal recruiting, solitamente vedono tantissime figure diverse e quindi l'unica attività che realmente riescono a fare sono la valutazione di profili che attivamente fanno application, quello che può essere il job portal, sul sito dell'azienda, su LinkedIn, però la comprensione di quello che è un po' lo spessore, della competenza professionale, oltre che, alla capacità di, saper, comprendere, diciamo, la loro capacità, si fa molto fatica ad ottenerla quando si devono vedere tante tante figure diverse, mentre avere un recruiter che verticalmente ti segue e segue quotidianamente quelle tipologie di profili, ti permette di unire questa domanda e questa offerta. Chiarissimo. Aiutaci a capire come usare al meglio le competenze di un headhunter, sia lato azienda, quindi sfruttare al massimo i vantaggi che dà collaborare con un professionista come un headhunter, e poi lato, diciamo così, utente professionista, come sviluppare una relazione con l'headhunter in modo tale che sia, diciamo, promotore della sua figura. Certo. Allora, lato in generale credo entrambi avere la capacità di saper creare una relazione trasparente, diretta e volta all'obiettivo, credo che sia un po' il modo migliore per ottenere il meglio dalla collaborazione. Lato HR è molto importante avere quella chiarezza di mandato e quell'approccio anche realistico, nel senso che spesso quello che si vuole o che si sta cercando non è presente nel mercato del lavoro e quindi bisogna saper coinvolgere l'headhunter, capirne la professionalità, la credibilità, ovviamente starne la credibilità e insieme delineare quello che è il profilo target. Lato candidati, sicuramente quando si è anche alla ricerca proattiva del lavoro, di un lavoro nuovo e si ha anche forti capacità, bisogna saper instaurare un rapporto, sicuramente spiegando molto bene il proprio percorso professionale, le proprie motivazioni al cambiamento, rimanendo poi in contatto senza pressare troppo l'headhunter, perché se non ha opportunità professionali da proporre, può essere controproduttivo una presenza troppo, costante, e quindi fare dei touch point, ogni 2 mesi, giusto per rimarcare magari la propria candidatura qualora si abbia un interesse particolare al cambiamento. Tracciamo qualche caratteristica di un buon headhunter, cercando di, come dire, far fare anche autocritica, in questo senso interessante dialogare con te, sul ruolo che ogni tanto ricopre questa figura. Penso alle tante persone che si lamentano di essere state convocate a un colloquio e poi non ricevono nessun tipo di feedback e quindi vengono abbandonate a se stesse. Certo, allora sicuramente ad oggi è un mercato che sta in forte crescita, quello del recruiting, e quindi il volume di lavoro purtroppo non permette un livello qualitativo che dovrebbe essere più che utile andare ad ottenere. Quello che sicuramente è il quid perfetto di un recruiter, giusto per tornare alla tua domanda, è la capacità di saper interpretare molto bene il disegno organizzativo, le necessità organizzative, la cultura aziendale della realtà, con quella che è la necessità poi di profili che sta ricercando, e unirla a quello che sono sicuramente le competenze tecniche, ma soprattutto soft, dei candidati che si possono andare a rappresentare e a presentare al cliente. Quindi è un mix di competenze tecniche, di curiosità intellettuale. Noi non prendiamo tecnici per fare il lavoro dei recruiter, però prendiamo persone che sono capaci ad apprendere, hanno quella curiosità continua nel capire molto bene il mercato, la disciplina dove operano, oltre che tutte quelle competenze per fare un assessment quanto più completo sulle soft skills. A proposito di soft skills, quali sono le soft skills che tu vedi più richieste dai tuoi clienti, anche su figure IT? Certo, sicuramente la capacità al cambiamento e la flessibilità mentale credo ad oggi sia uno degli elementi di maggior necessità, di maggior interesse, nel senso che sono tutte organizzazioni ad oggi che stanno evolvendo e si stanno trasformando in maniera molto molto profonda. Avere persone che riescano a seguire questo cambiamento, per quanto abbiano magari una competenza molto forte, molto di grande necessità attualmente,
è essenziale per far sì che possano sempre rappresentare un valore aggiunto per l'azienda. Capacità poi di gestione delle persone, di collaborazione con le persone sono anche molto molto importanti. Spesso noi abbiamo figure anche molto tecniche, quindi magari tendenti all'essere best of class su quella che è la loro competenza in ambito di programmazione, di data science, e magari hanno soft skills molto, molto poco strutturate e quindi sono degli ottimi one-off men, non sono dei team players che sono spesso necessari nel mondo moderno. Come ci si rende accattivanti per un headhunter? Cosa bisogna fare per attirare un professionista a osservare il proprio profilo? Sicuramente la capacità di presentare il proprio profilo in maniera concisa ma puntuale è credo il modo migliore che sia nel proprio profilo LinkedIn o nella conversazione che si può andare ad avere con un recruiter per mettere in evidenza quelle che sono realmente le proprie skills, rimanendo poi pronto a domande di follow-up. Quindi essere concisi, essere puntuali, precisi nella propria presentazione scritta o comunque verbale è un passaggio fondamentale. Tutti dicono che è importante gestire al meglio il colloquio di lavoro. Allora, lato headhunter, che suggerimento dare al candidato sia nel confronto del colloquio con l'headhunter che poi propone all'azienda, sia poi nel confronto con l'azienda che poi sarà il Certo. cliente? Ma allora, preparare sicuramente ogni incontro che si va a effettuare, che sia con l'headhunter o che sia con rappresentanti dell'azienda finale, è un passaggio fondamentale. Quindi, capire chi è l'interlocutore, ormai LinkedIn ti permette più o meno di avere una profilazione di quello che sarà la persona con cui si andrà ad affrontare il colloquio. Ovviamente una tematica molto importante che è la preparazione sull'azienda, nel senso che bisogna capire molto bene il ruolo, farselo spiegare molto bene dall'headhunter e quelli che sono al momento le ultime anche informazioni rispetto all'evoluzione dell'azienda o la storia dell'azienda. È molto importante con l'headhunter effettuare dei passaggi, se è un buon recruiter, solitamente lo fa lui, di prima del colloquio e dopo il colloquio, di modo da andare ad annotare quelle che sono un po' le varie impressioni. Poi ovviamente tutta la parte anche di negoziazione, secondo me dell'aspetto economico contrattuale, bisogna avere quella sensibilità e quella anche serenità di poterla affrontare senza che magari possa avere un peso magari scomodo, ma come fattore molto naturale, molto normale delle fasi di colloquio. Molto chiaro. Un'ultima domanda più, diciamo, di scenario. Come pensi che evolverà la figura dell'headhunter e le società di headhunting? Domanda molto molto interessante, nel senso che è un mondo che sta cambiando da tutti i punti di vista e toccherà sicuramente tutti i settori, quello che è un po' il processo di digitalizzazione e di automatizzazione dei processi. Il mondo del recruiting è un mondo di intermediazione alla fine tra quella che è una necessità e una disponibilità di skills di professionisti. Quindi, come intermediari, sicuramente ci sarà un percorso di trasformazione. Io ritengo che a valle di quello che comunque può essere un'efficienza di quel gap tra domanda e offerta. Sicuramente ci sarà ancora una fetta molto importante e di grande valore in quelle società di recruiting che veramente saranno verticali e che quindi avranno per i candidati e per i clienti un punto di riferimento, rappresenteranno un punto di riferimento nel poter veramente ingaggiare e rappresentare quei professionisti talentuosi. Che non andranno a considerare opportunità professionali se non tramite un percorso consulenziale che possa andare a indicarli e farli vedere quelli che possono essere gli elementi migliorativi nel cambiare su un'altra progettualità, su un altro contesto, su una nuova sfida. Quindi il recruitment specialistico, secondo me, avrà una fetta comunque molto importante nel futuro. Quello che evolverà in maniera molto significativa e secondo me si ridurrà in maniera molto forte, sarà quello che è il recruitment
generalista, che purtroppo in Italia è ancora forse la parte principale di quello che è il settore. Molto chiaro. Invito tutti quindi a prendere sul serio questi spunti assolutamente operativi che ha condiviso con noi Pietro Novelli, che ringrazio di cuore, anche perché in un mondo sempre più complesso la preparazione della propria figura professionale dal mondo universitario in poi, ma poi anche il continuo aggiornamento della propria figura professionale è fondamentale per dare il proprio apporto in maniera seria nel mondo del lavoro come poi in tutto il resto. Grazie mille e a presto. Grazie.